E la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sosterrà con 2 milioni di euro per i prossimi 5 anni tre progetti di ricerca dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, risultati vincitori di un bando. Si tratta dei progetti di ricerca presentati dai biologi Fabrizio Bianchi, Vincenzo Giambra e Valerio Pazienza e sono tre progetti di ricerca sul tumore al polmone, la leucemia e il carcinoma del pancreas. Ascoltiamo le loro parole. È un grande orgoglio per noi aver avuto tre progetti approvati, data la competitività di questi bandi che vengono revisionati da ricercatori internazionali anche all'estero. Quindi questo finanziamento dimostra che la nostra ricerca è altamente competitiva e questo è dovuto anche all'arrivo di ricercatori da istituti internazionali presso il nostro istituto. Noi del gruppo di ematopatologia studiamo un tipo particolare di leucemia, che è una leucemia pediatrica prevalentemente, di tipo T. Lo studio che andremo a fare cercherà di caratterizzare delle particolari tipo di cellule, chiamate cellule staminali leucemiche. Vedremo come cambiano le mutazioni, i meccanismi genetici che le mantengono e cercheremo di capire quali farmaci possano eliminarli in maniera molto più specifica. Il nostro laboratorio di Cancer Biomarkers si occupa principalmente del tumore del polmone. Abbiamo recentemente vinto un finanziamento da AIRC che ci permetterà e supporterà una ricerca scientifica che durerà per i prossimi 5 anni e che si occuperà appunto di identificare dei nuovi biomarcatori che permetteranno sia di diagnosticare precocemente la malattia, quindi la malattia del tumore del polmone, sia di sviluppare delle terapie innovative. Il tumore del polmone è una malattia che ogni anno colpisce più di 40.000 persone, è legata al fumo e i nostri studi sono infatti su questo tipo di categoria ad alto rischio, quindi forti fumatori, e su anche i pazienti che hanno una malattia resistente alla chemioterapia convenzionale. Ad oggi noi sappiamo che i trattamenti chemioterapici inducono una profonda modificazione del microbiota intestinale, ossia quello che è più conosciuta come flora batterica intestinale. E quello che noi ci prefiggiamo di fare con il progetto AIRC è proprio ripristinare l'equilibrio della flora intestinale, del microbiota intestinale nei pazienti con cancro del pancreas soggetti a chemioterapia, non solo con l'obiettivo di ridurre gli effetti collaterali delle chemioterapie stesse, ma anche con l'obiettivo di potenziarne gli effetti degli attuali schemi terapeutici.